Amici e amiche di Termoli TV, bentrovati con la nostra consueta informazione. Colpo grosso da 100.000 euro a Montenero di Bisaccia. Potrebbe trattarsi di una banda di professionisti dell'oro rosso. Ma nei dettagli ci dice tutto Elisabeth Fernandez. Sono riusciti ad intrufolarsi in un campo coperto da pannelli fotovoltaici ed hanno letteralmente smontato pezzo per pezzo tutti i pannelli che si trovavano in un ettaro di terreno. La vigilanza e le telecamere di sorveglianza non hanno fermato la banda, probabilmente di professionisti, che ha messo in atto un colpo da circa 100.000 euro. Per 2 notti di seguito i ladri si sono introdotti nel campo ed hanno portato via i cavi di rame, che equivalgono a circa 10 quintali. Dopo aver effettuato il lavoro, hanno lasciato a terra circa 100 pannelli scollegati e quindi inutilizzati. Utilizzabili perché senza alimentazione. La caccia all'oro rosso si fa sempre più concreta. Sono tantissimi furti di rame che avvengono in Basso Molise proprio perché il metallo al mercato nero viene venduto ad un prezzo molto alto. Secondo i proprietari del campo, che sono rimasti allibiti, la banda sarebbe composta da persone che conoscono bene il mestiere. Un punto interrogativo invece per la presenza di telecamere e vigilantes. A Termoli i carabinieri hanno proceduto all'arresto di un 39enne di San Severo, residente nel centro adriatico, in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, dovendo scontare la pena di 1 anno, 2 mesi e 29 giorni di reclusione per i reati di usura, estorsione, rapina e detenzione abusiva di armi, i fatti commessi nel 2008 a San Severo. E ancora cronaca, a Termoli, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno controllato un'autovettura con a bordo 2 persone residenti a Torre Maggiore, rinvenendo e sequestrando all'interno del mezzo una panchina in ghisa e legno, risultata rubata poco prima dall'esercizio commerciale Brico Point sulla statale 87. I 2 giovani sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. E stava raggiungendo Piazza Santa Lucia a Termoli per trascorrere qualche momento di relax con le amiche del vicinato. In un attimo, un ragazzino in sella alla bici l'ha scippata, vittima una donna. Ma sentiamo il nostro servizio. Era uscita per rilassarsi dopo aver cenato e come ogni sera stava andando in piazzetta Santa Lucia, in pieno centro, per fare una chiacchierata con il vicinato, quando improvvisamente le si è avvicinato un ragazzino di tutta corsa su una bici e gli ha rubato la borsa. Prima incredulità e poi ira e collera negli occhi della donna che, vivendo da sola, ha avuto difficoltà per rientrare a casa a causa del mazzo di chiavi rimasto nella borsetta. L'episodio è avvenuto la sera del 6 agosto, intorno alle 22, alla presenza di 4-5 persone che erano già in piazzetta e che hanno assistito all'irreale scena. Secondo i testimoni, un ragazzo di circa 20 anni sarebbe arrivato di tutta fretta con una bicicletta modello BMX e si sarebbe diretto verso la donna che stava raggiungendo i vicini. Le ha afferrato subito la borsetta e nel momento in cui l'ha strattonata è caduto il cellulare della donna. Come un razzo è scappato con la sua bici, tanto da far spaventare un passante che era a passeggio con la bimba nel passeggino. All'interno della borsa, come avrebbe affermato la signora, c'era solo il mazzo di chiavi. Problema non indifferente perché vivendo da sola, la malcapitata ha dovuto farsi soccorrere dal figlio che tra l'altro era fuori città. I colori della mare, suggestiva rassegna di illustrazioni dedicata ai bambini, accoglienza e libertà in primo piano insieme all'amore nella mostra di sensibilizzazione presentata questa mattina. Sentiamo. I suoi colori simboleggiano accoglienza e libertà. Sono i colori che vivono in eterno. Sono quelli del mare. Oggi, presso la sede della Caritas a Termoli, il nostro obiettivo ha immortalato una rassegna di illustrazioni per bambini particolarmente suggestive. Si tratta di accoglienza degli stranieri, di rapporti, di incontri e rispetto dell'ambiente. Gli autori della classe quinta A del liceo artistico di Termoli e le donne del progetto di accoglienza per le rifugiate politiche e richiedenti asilo della Caritas diocesana di Termoli Larino hanno messo a punto questo progetto particolarmente interessante. Hanno realizzato alcune opere grafico-pittoriche e plastiche e al centro hanno posto l'amore e le sue forme, ispirandosi a storie, a filastrocche e a poesie che hanno in comune il mare. Sempre in auge anche il progetto Rifugio Sicuro, un'iniziativa di accoglienza del comune di Termoli in partenariato con il comune di Ururi e gestito dalla Caritas diocesana in collaborazione con il consorzio AID. Il progetto, come ha spiegato anche Don Ulisse Marinucci, accoglie presso il centro sociale di Ururi donne sole con figli, richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria. I servizi offerti sono accoglienza, tutela ed integrazione. Ha aperto la mostra il disegno del figlio del giovane tunisino scomparso in mare qualche mese fa. Emozioni sempre indelebili. Stasera al Teatro Verde a Termoli, nel Parco Comunale, l'attore Vincenzo Salemme sarà il protagonista di Il diavolo custode, una commedia divertente
diretta e scritta dallo stesso Salemme. Si tratta di uno spettacolo a cui l'attore tiene particolarmente e con il quale, partendo dall'attualità, indurrà la riflessione con il sorriso. E oggi a Guglionesi si terrà la Giostra degli Anelli, manifestazione clou della 20ª edizione del Palio di San Nicola. Verrà riproposta la rievocazione storica in costumi del 1100 e in occasione del ventennale del Palio, Poste Italiane, in collaborazione con l'Associazione San Nicola, ha predisposto dalle 15.30 alle 20.30 in Largo Garibaldi una postazione postale per nannullo straordinario filatelico. Bene, questa era l'ultima informazione per voi. Vi ricordiamo che se avete segnalazioni potete scriverci a redazione@termoli.tv. Grazie, come sempre, per la cortese attenzione e una buona giornata a tutti.